Hi kids, how are you? Welcome in the last lesson. Benvenuti all'ultima lezione. Come voi sapete, bambini, la scuola sta per finire e oggi è l'ultima lezione di inglese. Durante questo periodo vi ho raccontato delle storie. Volevo finire con una storia che troverete all'interno del vostro libro. Poi vi indicherò delle cose da fare, così ripasseremo alcune delle parole che abbiamo imparato quest'anno. Yes? Tutto chiaro? Ok, the story is the country mouse and the city mouse, il topo di campagna e il topo di città. Ascoltate e completate. Yes? Intanto vi presento i due topolini, eccoli qui. Questo è il primo e questo è il secondo. What's your name? Hi, I am Lou. And you? Hi, I am Lee. Ok, where do you live? Dove vivi, Lou? I live in the city. And Lee? I live in the country. Ok, questi due topolini are friends, sono amici, ma vivono in due posti diversi. Lou live in the city and Lee live in the country. Ok? Bene, ora ascoltate e ripetete queste parole con il disegno rappresentato. Alcune già le conoscete, altre sono nuove. Però le incontrerete durante il racconto. Quindi ascoltate bene. Car, yes, house, bed, il letto, kitchen, yes, fish, this is food, alcuni cibi, il pesce, meat, la carne, and cheese. Il formaggio. This is a tractor, il trattore. Oh, vediamo la casa. House is old. La casa può essere vecchia or new o nuova. Yes? Repeat. Car, house, bed, kitchen, fish, meat, tractor, cheese. Yes? Ora iniziamo la nostra storia. Cominciò tutto un bel giorno quando Lou decise di invitare il suo amico in the city. Scrisse una lettera al suo amico Lee. Ok? Lee accettò l'invito e partì con il treno. At the station. È arrivato alla stazione. Vediamo un po'. Hello, Lou. How are you? Hello, Lee. Come with me. That is my car. I drive everywhere. I go here. I go there. Oh, la prima parola, car. Che cosa dice lui? This is my car. I drive, io guido, everywhere, ovunque. There and there, lì e là. Yes? Ok. Che cosa dovete fare? Color the car red. Colorate l'auto red. And count the suitcases e contate le valigie. Questo è il primo esercizio. Ora Lee è arrivato in casa, perché casa si dice house, ma si dice anche home, at home. Ascoltate. This is my house. It's big and new. This is a bed just for you. Allora, la casa di Lou is big and new. Big, grande and new, nuova. This is a bed.
Just for you. Yes? Che cosa dovete fare voi? Dovete fare un cerchio sulle cose che sono in. Facciamo un esempio. The ball is in the basket. Qui farete il primo cerchio. Yes? Ce ne sono parecchie di cose in. E fate il cerchio su questi oggetti. La coperta l'avevamo già colorata a scuola. Do you remember? Yes. Ok, the last page. Nella prossima pagina, che cosa fa Lu? Fa vedere la cucina a Li. In the kitchen. This is my kitchen. This is where I eat. I like fish. I like meat. This is food. Questo è il cibo. Avete sentito? Lu preferisce due cibi, two foods. Quali sono? L'avete appena sentito. Colorate solo quelli preferiti da Lu. Poi contate the bananas. Contate quante sono le banane. In English. Yes? Continuiamo. Dopo aver mangiato, i due topolini vanno in the garden, ma incontrano il gatto Tom. Tom the cat. Ascoltate un po'. Listen. Look, is that a big fat cat? I'm Tom the cat. I live here too. I am hungry. I want to eat you. Run, Lee, run. The cat is near. Run, Lee, run. The cat is here. Corri, corri. Il gatto è vicino. Corri, corri. Il gatto è qui. Tom li vuole mangiare. E i topolini scappano. Che cosa dovete fare voi? Dovete ascoltare il colore, the color of clothes, e colorarli. Ascoltate un po' che sono ad asciugarsi in the garden. The t-shirt is yellow. The skirt is green. The dress is purple. The cap is orange. Poi vedete che ci sono anche altri animali. Fate un cerchio intorno agli animali e ricordate i loro nomi, perché noi li abbiamo fatti tutti. Yes? Ok. Che cosa è successo? È successo che lì non è stato molto bene a casa di Lu e quindi vuole tornare a casa sua. Che cosa fa Lu? Lo accompagna alla stazione. Sentiamo un po' che cosa gli dice. Your house is big and it is new, but Tom the cat lives there too. So bye, goodbye, my dear friend Lu. I don't want to stay with you. Allora, lui dice che la sua casa è bella e grande e nuova, però c'è il gatto Tom e lui è contento che sono stati insieme, però vuole tornare nella sua casa. Ora che dovete fare? Ascoltate the number to the colors. Ascoltate il colore corrispondente al numero dei vagoni del treno e colorateli. Yes? Listen. Number four is blue. Number seven is orange. Number two is green. Number 10 is pink. Number 3 is purple. Number 1 is brown. Number 5 is yellow. Number 8 is black. Number 9 is white. Number 6 is red. Bene, così abbiamo ripassato tutti i colori. Ok, vediamo. Oh, finalmente lì è tornato nella sua bella
country, campagna. Vedete? Do you remember the animals or the farm, della fattoria? Yes? Ok, sentiamo che cosa ha da dirci. My house is small. It is blue. It isn't big. It isn't new. I've got a tractor, not a car. I can't go very far. I don't like fish. I don't like meat. Cheese is the only food I eat. Avete capito? Lui ha detto che la sua casa è blu. È piccola, non è nuova come quella del topolino di città. Che lui sta bene qui. Non ha una macchina, ma ha un trattore. E non gli piace la carne, non gli piace il pesce, ma gli piace solo cheese. Yes, solo il formaggio. Sentiamo. Page 94, exercise 20. Circle the pig. Circle the cow. Circle the horse. Circle the dog. Circle the rabbit. Fate un cerchio sugli animali che vi ha appena detto. Poi colorate la casa come vi ho detto prima. Yes? Ok, abbiamo completato la storia e abbiamo completato il libro. Very good! Bravissimi bambini! Abbiamo finito! Yes? Qual è la morale secondo voi della storia? The country mouse is up in the country and the city mouse is up in the city. Ognuno vive bene nel suo posto. I like city, ci dice lui. E I like country, ci dice lì. Yes? Casa, dolce casa. Home, sweet home. Vi è piaciuta? Ok, noi abbiamo finito. Io vi saluto e vi auguro happy summer and holidays. Felice estate e vacanze. Yes? Bye bye, bambini. Bye bye, see you soon. Ci vediamo presto. Yes?